Lo spettacolo Chi mi manca sei tu è un omaggio al grande Rino Gaetano. In scena Claudia Campagnola interpreta magistralmente una groupie di Rino Gaetano che racconta la sua esperienza vissuta accanto al cantautore. Attraverso i suoi racconti scopriamo la vita di uno dei cantautori italiani più amati e discussi, che ha lasciato un patrimonio di canzoni che colpiscono ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, per la loro modernità musicale e testuale. Ascolteremo le più belle canzoni di Rino interpretate dal bravissimo Marco Morandi, che per l'occasione sarà accompagnato da un fenomenale trio di musicisti: Giorgio Amendolara, Menotti Minervini e Umberto Vitiello, che suoneranno rigorosamente dal vivo. Marco interagirà inoltre nella scena con Claudia, facendo rivivere dei momenti salienti della vita del compianto cantautore calabrese. Lo spettacolo è scritto e diretto da Tony Fornari. Chi mi manca sei tu è uno spettacolo dedicato a Rino Gaetano. È, diciamo, un viaggio all'interno del suo mondo, un viaggio un po' in punta di piedi, un po' intimo. L'atmosfera teatrale ci permette di addentrarci nella sua personalità, nelle sue storie, nei suoi aneddoti, nel suo modo di vedere il mondo diverso, perché lui era un po' diverso dagli altri cantautori, era una voce un po' fuori dal coro, e vogliamo scoprirlo più profondamente con questo spettacolo, dove ci sarà Claudia Campagnola, che racconterà molte storie e interpreterà un'amica immaginaria di Rino, diciamo così, e io canterò le sue canzoni più famose, ma anche alcune chicche, alcune canzoni meno conosciute, ma che insomma lo rappresentano molto. Urlava e piangeva e la gente diceva: non vedi che è santo, vestito d'amianto, e Berta filava e filava con Mario e filava con Gino, e nasceva un bambino che non era di Mario, che non era di Gino. Chi mi manca sei tu sono una groupie, che segue Rino in tutti i suoi concerti, che lo accompagna nelle sue esperienze di vita, nella sua quotidianità. E chi sono? In realtà, appunto, una groupie, dice l'autore Tony Fornari, però non sono proprio specificata come figura femminile accanto a lui: una fidanzata, un flirt, una sorella, una cugina, una parente. A me piace dire che sono anche un po' l'anima di Rino, e quindi la sua parte intima, la sua parte poetica, la sua parte femminile, che è davvero molto importante, perché attraverso le sue canzoni grande spazio viene lasciato alla poesia, oltre che all'ironia.